Jericho, around Jericho, Josh effect bang around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. God knows that Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul. There's no like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow the ramble, the Joshua cry, cause the battle I'm in my hand. The God knows, and Joshua picked the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Buona America, trentesima per anno. La parola di Dio è molto ottimista e ci stimola alla fiducia e ci indica un pensiero forte. Apriamo gli occhi per vedere Gesù presente nel mondo e avere nel mondo un'idea diversa, l'idea che ha Gesù. L'idea che ha Gesù è quella di un mondo che guarisce ed è un mondo che è destinato, oltre la morte, alla perfezione e alla santità. E non è un'utopia, una realtà per la quale dobbiamo avere la pazienza del discepolo che segue Gesù andando a Gerusalemme fino alla croce. L'episodio è molto più limitato, più semplice. Gesù arriva a Gerico, passaggio obbligato per chi attraversa la valle del Giordano. Siamo circa 400 metri sotto il livello del mare. Gerico è una delle città più antiche del mondo. C'è uno scavo famoso a strati che è il primo approccio di tutti gli archeologi a questa scienza della ricerca delle rovine storiche. E a poco distante c'è il Mar Morto, il famoso mare dove entra l'acqua e non esce, e quindi evapora, salatissimo, e sulle cui sponde ci sono le rovine di Qumran, e dove sono stati trovati i rotoli del Mar Morto. Ecco, quindi un sito particolare, una grande oasi. Nei paraggi di questa oasi pare che Gesù abbia ricevuto il battesimo da Giovanni il Battista, quindi un luogo, una base, poi per salire sulla montagna e scavalcare i 1000 metri che portano i pellegrini sopra il Monte degli Ulivi alla vista di Gerusalemme. Quindi molti salmi sono ambientati in questo percorso tra Gerico e Gerusalemme, mentre nella parabola di Gesù l'uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Ecco, quindi il miracolo è raccontato molto semplice, come potrete ascoltare dal Vangelo. Questo uomo apre gli occhi, non era cieco nato perché riacquista la vista. E Gesù accoglie la sua invocazione d'aiuto. L'aiuto è una espressione messianica: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E la prima persona che vede è Gesù che l'ha guarito. Non dimentichiamo che Gesù viene per guarire, anche quando ci chiede dei sacrifici, e anche quando va alla croce per morire. Gesù è per la vita. E se noi riusciamo a incontrare Gesù nella nostra vita, è una scoperta straordinaria e bellissima. Guardiamo e vediamo il mondo in un modo del tutto diverso. Abbiamo introdotto questa riflessione scovando tra le esecuzioni canore dei musicisti. Questo si combatte, Josué ha combattuto la battaglia di Gerico di Elvis Presley. Abbiamo scoperto anche parecchie musiche religiose in Elvis Presley, mescolate poi a un discorso piuttosto ambiguo, e quindi chiediamo anche il dono per tutti gli artisti, quelli che fanno soprattutto musica, che non si lasciano prendere dalle spire diaboliche, ma che accettino la sfida della luminosità. Ci vuole più coraggio con la luce che con le tenebre. Con le tenebre si ha l'impressione di essere coraggiosi, di trasgredire, ma è nella luce che noi troviamo il coraggio e la bellezza di un messaggio che raggiunge tutti gli uomini. Insomma, Gesù guarisce il cieco nato e può guarire ciascuno di noi per vedere Lui, la bellezza del mondo.
Buona domenica a tutti. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.